senza la quale, dice l'Agenzia delle Entrate, la fattura verrà considerata inammissibile, ve la tolgono dal beneficio. La dicitura, tra l'altro, l'hanno cambiata sul 2020, rispetto all'investimento fatto nel 2020, rispetto all'investimento fatto nel 2021. Quindi se l'avete fatto nel 2021, la frase è beni per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex articolo 1, commi da 1051-1063, legge 168. Invece se l'avete fatto nel 2020, era un'altra frase perché era un'altra legge. Okay? Beni esimolabili in senso articolo 1, commi 184-194, legge 160, è la legge di bilancio sostanzialmente dell'anno 2020. Okay? Ciò vale anche per gli investimenti in beni ordinari. Cosa sono i beni ordinari? Sono i beni stupidi, non 4-0. Okay? E quindi le diciture devono esserci anche per i beni ordinari. Questa è una domanda che mi rivolgono spessissimo. Ah, ma io non ho fatto mettere la dicitura sul bene ordinario perché lo metto nel vecchio superammortamento o il credito d'imposta al 20. Ho detto no, la dicitura ci deve essere lo stesso, l'ha scritta l'Agenzia delle Entrate. Okay? Se non c'è, cosa potete fare? C'è anche qua un chiarimento dell'Agenzia delle Entrate che dice che potete mettere voi una specifica dicitura indelebile sulle fatture e archiviare quelle come fatture valide ai fini del riconoscimento del beneficio. Quindi è possibile farlo anche dopo? Sì, è possibile farlo anche dopo a manoscritto con un timbro sulle fatture che costituiscono le pezze giustificative dell'investimento. Questo è solo un sinottico che vi spiega come sono cambiate, vedete, i superammortamenti prima e i crediti d'imposta poi nel corso dei diversi anni. Okay? Questo diciamo che è uno schemino che potete utilizzare per capire anche voi in funzione di quando avete fatto gli investimenti ancora oggi, dal 2017 ad oggi, in che periodo ricadete e quindi qual è sostanzialmente il beneficio che oggi andreste a godere se effettuaste l'investimento entro la fine di quest'anno o entro la fine dell'anno prossimo. Okay? E se siete lì per la firma di un investimento, sappiate che se volete ancora godere del 50% dovete firmare l'ordine di acquisto e versare il 20% minimo di acconto, sapendo che vi ho consigliato di essere un po' più generosi del 20%, perché poi l'investimento si somma di oneri e accessori, quindi quel 20%, se è giusto quello che avete pagato, spesso non copre l'intero importo dell'investimento. Okay? Quindi spesso siamo a meno del 20%, a conti fatti. Ecco, ci sono dei momenti precisi per determinare gli investimenti. Il primo di tutti è quello di definire l'anno fiscale, cioè in che periodo, in quali regole fiscali ricadete. L'anno fiscale di effettuazione dell'investimento corrisponde all'anno nel quale è stato firmato l'ordine di fornitura e pagato il 20% di acconto sul valore complessivo dell'investimento. Vedete che vi ho scritto, così ve lo ricordate, le due condizioni devono coesistere. E a questo momento determina la regola fiscale relativa al beneficio applicabile all'investimento. Qualora il pagamento dell'acconto del 20% venga effettuato in un anno fiscale successivo a quello in cui avete firmato l'ordine, dovranno essere applicate le regole fiscali relative all'anno fiscale in cui si è verificata la seconda condizione, quindi in cui è avvenuto il pagamento dell'acconto. Ok? Quindi attenzione, perché se sbagliate l'acconto del 20% quest'anno, sicuramente andrate, anche se l'avete fatto quest'anno, andrete a godere del 40% e non del 50%. L'altro momento fondamentale è il momento di effettuazione dell'investimento, okay? Per cui spesso l'Agenzia delle Entrate chiarite valgono le regole generali previste dall'articolo 109,12 del TUE, secondo cui vale come momento di effettuazione dell'investimento, vale la data della consegna o spedizione del bene, ovvero, se diversa o successiva, la data in cui si verifica l'effetto traslativo e costitutivo della proprietà, cioè il momento in cui l'azienda viene effettivamente in possesso della proprietà del bene. Ok? Certo che fino a che c'è una fattura, un bene, tutto è facile. Quando cominciano ad essere beni complessi, che ci sono mille fatture
prendere in considerazione diventa un po' complesso andare a determinare la data di consegna effettiva, spedizione del bene, di quale parte dell'impianto. Per l'impianto, per gli investimenti complessi, diciamo che il bene si considera e traslata nella sua proprietà alla firma del verbale di collaudo. Ok? Quindi quando avete effettuato tutto l'investimento avete sancito con il vostro fornitore che entrate in possesso del bene attraverso normalmente il verbale di collaudo. Nel caso di leasing rileva il momento in cui il bene viene consegnato. L'altro momento fondamentale è il momento dell'interconnessione del bene, perché è solo da quel momento che voi potete cominciare a fare l'F24, cioè a godere effettivamente del beneficio fiscale. Okay? Quindi solo da quest'ultimo momento, cioè dal momento dell'interconnessione, da quando dichiarate che il bene è in grado e sta scambiando dati con un vostro software informativo aziendale, okay, potete godere effettivamente del beneficio attraverso l'F24. Ma se io ci impiego tanto tempo a interconnettere un bene perché ho la rete scarsa, ho dovuto rifare, niente, fino a quando non l'avete interconnesso non potete godere del beneficio. Le avete fissate con le prime due condizioni, cioè ordine e pagamento dell'acconto del 20%. Qui è solo una tabella che vi riassume, vi fa qualche semplificazione su quali sono i benefici, perché sostanzialmente si va a massimo. Quindi vi ho fatto alcune simulazioni, tra l'altro in tre periodi diversi dal punto di vista temporale, cioè eseguiti entro il 16-11 del 2020, invece con investimenti eseguiti dal 16-11 del 2020 al 2021, e poi con investimenti eseguiti dall'1-1-2022 e ordini a conto sottoscritti entro il 31-12-2022. Vedete che sostanzialmente il periodo d'imposta fino al 16-11 era il 40, poi ad oggi siamo nel periodo del 50, domani, cioè il 1 gennaio, perché ormai è domani, torneremo di nuovo al beneficio del 40. Okay? Il beneficio si calcola sempre per massimale, siccome le aliquote sono per massimale, vedete il 40% fino a 2 milioni e mezzo, il 20% fino a 7 milioni e mezzo e invece 0 sopra i 3 milioni e mezzo, l'investimento ovviamente si calcola sempre per aliquote massimali, quindi se faccio un investimento di 13 milioni e mezzo, adesso non bisogna spiegare la formulina ma è matematica, si ha un beneficio effettivo che è fino al 16-11 del 2020 di 2 milioni e mezzo, fino al 31-12 del 2021 è di 3 milioni e 850 mila euro e poi ritorna a essere di 2 milioni e mezzo dal 1 gennaio del 2023. Ok? Carino il fatto è che appunto dal 16 novembre del 2020 addirittura hanno dato la possibilità di godere del beneficio in soli 3 anni in luogo dei 5 precedenti. Okay? Ancora oggi non è chiaro se dal 1 gennaio del 2022 si debba tornare a godere del beneficio in 5 anni oppure ci confermeranno i 3 anni. Stiamo aspettando appunto la legge di bilancio che dovrebbe chiarire anche questa vacatio legis che non è stata mai chiarita fino adesso. Okay? Ecco, come dicevo, il quadro nazionale degli incentivi è molto più complesso. Adesso io non mi ci perderei più di tanto perché ovviamente sono già in ritardo nella spiegazione, però le slide secondo me parlano abbastanza bene e soprattutto se andate su www.mise.gov.it avete la possibilità di avere il quadro completo degli incentivi e qui vi ho citato il principale, quindi credito d'imposta in beni materiali, credito d'imposta in beni immateriali, bonus ricerca, bonus formazione. E vi ho già detto che con la risposta numero 360 l'Agenzia delle Entrate ha sancito la cumulabilità dei benefici. Ad esempio col bonus sud, quindi un investimento eseguito da un'azienda con sede stabile nel meridione addirittura si porta a casa praticamente okay, del totale dell'investimento
Vabbè, questo solo per dirvi che noi arriviamo a treno di Industria 4.0 che era già attiva in altri stati europei e non europei e che però funziona in modo completamente diverso, okay, da quello italiano. Lo Stato italiano è l'unico, il MISE è stato l'unico a mettere dei vincoli di tipo tecnico agli investimenti agevolabili, che adesso vediamo velocemente. Io qua vi ho riassunto solo quali sono le caratteristiche del credito d'imposta, non le commenterei perché è più materia da fiscalisti che da tecnici, però insomma, basta leggerle e secondo me si capisce che come beneficio è molto più fruibile e immediato rispetto al virgolette vecchio iperammortamento, superammortamento che invece insisteva sul piano d'ammortamento dei cespiti. E quindi se l'iperammortamento è il vantaggio prevalentemente insisteva sull'IRAP, sul credito d'imposta invece il vantaggio è diretto perché si va in compensazione. È giusto che vi dica anche quali sono gli aspetti sanzionatori, perché come sempre gli aspetti sanzionatori si scoprono dopo, dopo, perché al momento i controlli sono abbastanza pochi e sono circoscritte le verifiche periodiche dell'Agenzia delle Entrate di pertinenza del godimento del beneficio all'interno delle verifiche cosiddette ordinarie, cioè mentre vengono a verificare, che ne so, l'anno fiscale 2018, verificano anche se a fronte degli investimenti 4.0 fatti nel 2018 avete le opportune perizie quando necessario o avete le opportune prezze giustificative che giustificano degli iperammortamenti fatti sui cespiti. Chi controlla? Prevalentemente sono tre enti: l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza e il MISE. Il MISE si era proposto con la legge bilancio del 2020 di individuare mediante bando pubblico dei soggetti privati, ma ancora ad oggi non esiste bando pubblico e non sono stati individuati i soggetti privati. Quindi ad oggi che controllano sono l'Agenzia delle Entrate. I termini di accertamento sono 8 anni, come tutto il credito d'imposta. Ok, quindi significa che le prezze giustificative le dovete tenere fino a 8 anni. Per quanto riguarda le sanzioni, sono di due categorie: sanzioni amministrative e sanzioni penali. Non le commento perché sono estratti dagli articoli di legge. Sappiate che se dichiarate il falso sul bene 4.0 rischiate di pagarlo praticamente fino a 3 volte. Quindi attenzione, siate sempre molto attenti a dichiarare ciò che è vero, ciò che corrisponde a verità, non a ciò che vi promettono spesso dei venditori molto aggressivi. Ecco, detto questo, io andrei sulla parte tecnica in cui poi lancerò Sergio che ci parlerà squisitamente della parte tecnica di ABB, di ABB Ability e dei suoi strumenti intelligenti. Allora, tecnicamente, ecco, i requisiti tecnici, se i requisiti fiscali praticamente cambiano tutte le settimane, i requisiti tecnici invece sono rimasti assolutamente gli stessi dal 1 gennaio 2017. Quindi ancora oggi il Santo Santorum, la Bibbia di noi tecnici Industria 4.0, è ancora oggi la circolare 4E e tutte le successive modifiche e integrazioni. Nella circolare 4E sostanzialmente vengono create delle categorie di beni agevolabili. La più utilizzata è quella dei beni, la più appetibile è quella dei beni strumentali. In essa vi troviamo macchine, impianti per la produzione e l'imballaggio, macchine, utensili semplici, presse, robot, sistemi robotizzati, magazzini automatizzati, eccetera, 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 basta leggere. Okay? Ma non è l'unica cosa che va in agevolazione: vengono agevolati anche i sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità, gli strumenti di misura e i sistemi connettività, diciamo, vari. E qui troviamo sistemi di misurazione e monitoraggio in proce, sistemi intelligenti per la gestione, utilizzo e monitoraggio di consumi energetici, sistemi di marcatura automatica, sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Ma, come vi ho già detto, da sempre, cioè dal 1 gennaio 2017, sono agevolati anche i beni immateriali, i cosiddetti software, ok? Quindi anche praticamente vi dà la possibilità di usufruire di un credito d'imposta oggi, poi valgono sempre i discorsi della temporalità di quando ho fatto l'investimento, di quando era allora il beneficio, però
Oggi ha un software agevolabile per il primo anno di canone di licenze fino al 20%, anzi al 20%, quindi comunque è un bel aiuto anche per chi deve approcciarsi esclusivamente all'utilizzo di un software, spesso è tipico delle società di servizi. Come vi ho già detto, i revamping e gli ammodernamenti sono parte della agevolazione, attenzione che però il revamping o l'ammodernamento deve fare in modo che il bene rivampato, modernato, diventi da stupido intelligente, quindi possa passare da un bene non interconnesso a un bene che grazie a questo revamping diventa un bene esclusivamente, cioè un bene intelligente e quindi in grado di comunicare e di soddisfare i requisiti di Industria 4.0. Non è revamping se un bene comunicava già dati prima del suo revamping, ok? E ovviamente non è revamping se acquistiamo un bene usato. È bene costruito, anche i beni costruiti in economia sono agevolabili, ok? Attenzione che qua andiamo su, cioè diventa abbastanza complesso tenere tutte le file delle varie fatture e fatturine che costituiscono gli investimenti in economia, perché c'è da tenere proprio, c'è da aprire proprio come se fosse una commessa interna in cui ci metto dentro ore dei fornitori, ore acquisti di materiali di componenti, ore nostre ore dei vostri operai adibiti al montaggio della tal macchina, dall'impianto, insomma diventa complesso andare a determinare qual è il valore dell'investimento agevolabile perché spesso è una sommatoria di tante fatture e fattorie. Ecco, due domande e due risposte veloci. I software a noleggio sono ammissibili? Fino al 2018 l'agevolazione è riservata all'acquisto diretto delle licenze, ma dal 2019 sono agevolabili anche i programmi pay per use, quindi canoni annui corrisposti per il software su piattaforme cloud. Il cambio di un server obsoleto rientra, ahimè, questo l'ha chiarito più volte l'Agenzia delle Entrate. Il server in sé per sé è un componente e non rientra nella lista, a meno che la sua sostituzione non faccia parte di un progetto di ammodernamento più ampio in ottica 4.0, ma a questo punto però parliamo di server finalizzato ai dati macchina, attenzione, dati macchina. Quali sono i requisiti da soddisfare? Allora, diciamo che se parliamo della categoria 1, beni strumentali, sono 7 requisiti tecnici che adesso vi vado ad elencare. Se parliamo invece dei allegato A, categoria 2, quindi sistemi per l'assicurazione della qualità, sostenibilità e tracciabilità, o categoria 3, quindi dispositivi per l'interazione uomo-macchine per il miglioramento dell'ergonomia, il requisito da soddisfare è solo uno ed è il requisito di interconnessione. Se parliamo di beni materiali, quindi software, anche per loro ovviamente il requisito da soddisfare è solo il requisito di interconnessione. Quali sono questi requisiti? I requisiti sono 5 obbligatori e 3 ulteriori. Di questi ulteriori, 2 su 3 devono essere, almeno 2 su 3 devono essere soddisfatti. I 5 requisiti obbligatori sono sostanzialmente che il bene sia controllato per mezzo di un oggetto intelligente, potrebbe essere un PLC, un CNC, un microprocessore, un microcontrollore, quello che serve, okay? Che il bene sia interconnesso ai sistemi informatici di fabbrica. Attenzione, io lo dico sempre, l'interconnessione è sempre un fattore a due soggetti. Uno che è il produttore del bene, il secondo soggetto è chi acquista il bene e lo deve utilizzare e fa dialogare con i propri sistemi. Quindi di soluzioni, tra virgolette, autoportanti 4.0, ce ne sono realmente molto poche, però ce ne sono. Okay? Soprattutto si realizzano queste soluzioni autoportanti su realtà abbastanza destrutturate, quindi che non hanno di per sé già di loro dei software. Il requisito 3, che è più difficile in assoluto, l'integrazione automatizzata col sistema logistico della fabbrica o con le altre o con la rete di fornitura, o con altre macchine del ciclo produttivo, perché questo dipende veramente esclusivamente dal contesto di applicazione del bene. Okay? Il requisito 4 è l'interfaccia tra uomo e macchina semplice e intuitive, molto spesso si parla di un HMI, un pannello di controllo, un'interfaccia potrebbe essere anche un tablet, qualsiasi cosa permette all'uomo di governare la macchina. 5, anche qui
le battaglie da fuoco, rispondenza e più recente parametri di sicurezza, salute e igiene sul lavoro. Quindi non è sempre solo la marcatura CE, ma spesso è molto altro, okay? Che riguardi il contesto e l'utilizzo che viene fatto poi del bene. Nei requisiti ulteriori, sistemi di telemanutenzione e o telediagnosi e o controllo remoto, almeno una di queste tre. Telemanutenere significa riuscire ad andare in ambiente macchina da remoto, effettuare una telediagnosi significa arrivare fino al PLC attraverso un collegamento con VPN o qualsiasi cosa possa arrivare in ambiente macchina, e il controllo del remoto proprio si intende la banalissima remotazione di un pannello di un'interfaccia nuova macchina da un PC all'esterno in grado di controllarla. Okay. Secondo requisito ulteriore, monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro, dei parametri di processo, adattività alle delivery di processo. Okay? Questa è la parte di sensoristica che deve essere prevista in macchina se vogliamo considerare un bene 4.3. Quindi devono esserci dei sensori in grado di poter monitorare in modo continuo se il macchinario sta producendo in sicurezza, secondo i parametri dettati, eccetera, eccetera, eccetera. Il terzo requisito ulteriore è il sistema cyber fisico, che è un requisito molto complesso che normalmente si realizza solo attraverso degli strumenti che si chiamano simulatori e di realtà aumentata, o comunque di software di simulation, di machine simulation, che permettono a macchinario spento di simulare l'ambiente macchina e andando a fare una lavorazione teorica, virtuale, del pezzo senza proprio accendere fisicamente il pezzo stesso. E uno dei requisiti più discussi ovviamente è quello dell'interconnessione, per cui devono sussistere due tipi di precondizioni. Primo, deve esserci uno scambio bidirezionale, okay? Quindi macchina verso software e software verso macchina. Questo lo ripeterò all'infinito, perché l'IMQ dal primo giorno sostiene che la bidirezionalità sia un requisito fondante, e finalmente adesso cominciano a darci ragione un po' tutti gli enti coinvolti, perché c'è qualcuno che sostiene ancora che basta una direzione e sia sufficiente. L'IMQ è sulla posizione contraria. Se c'è scritto scambio, a nostro avviso da sempre, dal primo giorno, abbiamo inteso scambio bidirezionale di informazioni. Attenzione, non stiamo parlando di segnali. Stiamo parlando di informazioni, dati. Poi il bene deve essere identificabile in modo univoco nella rete in cui va ad agire. Quindi o c'è un indirizzo IP pingabile, o che sia un IP statico e un IP dinamico, oppure adesso gli ultimi oggetti che verifichiamo quasi tutti sono dotati di MAC address, che è l'indirizzo fisico della scheda del processore che è installato all'interno del macchinario. Quindi quello lì o si brucia la scheda o non cambia praticamente mai. Quindi più univoco di quello faccio anch'io fatica. E vabbè. È chiarito attraverso una circolare dell'Agenzia delle Entrate che la fabbrica è l'insieme di un'attività integrata nella catena del valore di uno o più soggetti che trasformano le risorse in un prodotto finito tramite i processi aziendali di acquisto, di produzione e di distribuzione. Quindi il termine fabbrica è stato allargato anche assolutamente alle società di logistica, alle società di servizi, ma comunque non c'è mai stata una preclusione a qualsiasi settore merceologico. È stato chiarito anche il termine di trasformazione, ok? Facendo alcuni esempi di trasformazione, cioè cosa vuol dire trasformare? Significa cambiare la forma geometrica, cambiare le proprietà chimico-fisiche, cambiare la proprietà di relazione tra le parti, quindi unendo, confezionando, assemblando, eccetera, eccetera, eccetera. E poi si è, vedete, esteso il concetto di produzione al concetto di servizi. E, vabbè, questo sostanzialmente solo per dirvi che ad oggi ci sono 30 chiarimenti tra Agenzia delle Entrate e Mise, ma sappiate che l'Agenzia delle Entrate dovrebbe rispondere squisitamente solo sulla fiscalità e il Mise dovrebbe rispondere squisitamente solo sui requisiti tecnici. Se all'inizio il Mise scriveva, vedete le circolari Mise del 15 dicembre, del 23 maggio, bla bla bla,
In realtà, praticamente dal 2020 in poi, l'unica che scrive è l'Agenzia delle Entrate e spesso scrive dicendo che hanno sentito quelli del MISE che gli hanno risposto. Quindi, in una risposta dell'Agenzia delle Entrate, oggi spesso si trovano pareri del MISE. Ok? Ecco, qui ci sono alcuni esempi sui quali io sorvolerei, perché è il chiarimento su Sanità 4.0, su cui il MISE ha fatto una circolare apposta in cui ha sancito che anche l'ambiente sanitario e la sanità può godere dei benefici a 4.0 a condizione che i beni siano effettivamente interconnessi, intelligenti e in possesso dei 5 più 2 requisiti. Idem ha fatto sull'agricoltura 4.0, no? Anche qui è stato chiarito con un recente circolare che tutti i beni, anche il settore dell'agricoltura, assolutamente può godere dei benefici Industria 4.0, anzi vi segnalo che c'è una bellissima norma UNI, che è la UNIPR 91-2020, che dà anche le linee guida per l'interpretazione dei requisiti cui agli allegati AB della legge 232, quindi della circolare 4E dell'Agenzia delle Entrate, e parla di agricoltura 4.0 e agricoltura di precisione. Quindi se dovete andare a valutare, peritare o effettuare degli investimenti nel settore agricolo, sappiate che ci sono dei testi sui quali vi potete assolutamente affidare per capire bene come interpretare il requisito che è stato scritto inizialmente con uno scopo molto industriale, molto da fabbrica. Oggi il requisito va interpretato ai vari settori di appartenenza. Ecco, siamo alla fine del mio intervento, in cui lancio l'intervento di Sergio, dicendo che per quanto riguarda squisitamente l'impianto elettrico, okay, e i sistemi intelligenti, okay, l'unico ad oggi, l'unico chiarimento fattivo e di riferimento nei testi per quanto riguarda impianti elettrici intelligenti è quello che è stato dato con la circolare del MISE del 23 maggio 2018, cioè la 177-355, che ha dato la possibilità di inserire gli impianti elettrici intelligenti, okay, all'interno del punto 8, secondo gruppo dell'allegato A, cioè componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e la riduzione delle emissioni. Vi dico subito che se questi sistemi non sono dotati di uno scambio bidirezionale, abbiamo già finito di discutere, sono esclusi dall'agevolazione. Se sono dotati di uno scambio bidirezionale, parliamo della sola componentistica relativa alla parte intelligente dell'impianto che può beneficiare dell'agevolazione. Qui vi ho portato sostanzialmente, ma la leggo perché poi tanto Sergio ci ritorna fra 5 minuti, il testo della circolare del MISE del 23 maggio 2018 dice: con riferimento al secondo gruppo di beni allegato A, comprendente appunto i sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità, sono pervenute diverse richieste di chiarimento, eccetera, eccetera. Una prima casistica riguarda i sistemi di gestione di energia reattiva. Okay. Trattasi in particolare di sistemi al servizio delle macchine elettriche del processo produttivo basati sulla combinazione di sensori per la misurazione istantanea dei parametri di rete, quindi tensione, intensità di corrente, potenza e cosfì, e sistemi di controllo della lavorazione e simulazione, microprocessori e software, in grado di gestire l'energia, attenzione, fasando opportunamente la potenza attiva e quella passiva, in maniera tale da ottimizzare l'energia direttamente usufruibile dalle macchine a potenza attiva e limitare eventuali sovraccarichi di tensione o dissipazione energetiche dovuti alla potenza passiva. In tal modo l'implementazione di tali sistemi a servizio delle macchine e dei componenti del processo produttivo consente di ottimizzare la gestione dell'energia elettrica riducendo l'intensità della corrente, le perdite dovute alla trasmissione, il carico dei trasformatori e della linea di corrente assorbita dall'impianto di produzione. Sulla base di tali evidenziate caratteristiche funzionali, si ritiene che i sistemi in parola possono essere ricondotti tra gli investimenti ammessi all'iperammortamento, ferma restando comunque la verifica dei requisiti dell'interconnessione. Okay? Questo è quello che scrive proprio il MISE. Quindi, in sostanza, gli impianti tecnici di servizio sono ammissibili nella sola parte che riguarda gli impianti tecnici di servizio e gli impianti produttivi, altrimenti non beneficiano dell'ammortamento. Questo breve
flusso vi dice se rientrate o sono rientrati. Devono essere correlate al funzionamento della macchina o dell'impianto già